Del Grosso e Colavito scelgono l'identico 4-3-3 con formazioni speculari sul terreno di gioco al giro di boa del campionato. Il pomeriggio assolato e la vicinanza dei due centri richiama sugli spalti del Civitelle un numero consistente di spettatori. Incitamento dal primo all'ultimo minuto sulla sponda biancorossa con tanto di berretti di Babbo Natale per l'ultimo appuntamento dell'anno solare. A dirigere il quasi derby Federico Fontani della sezione di Siena. L'Agnone si crea a sorpresa la prima occasione dopo una manciata di secondi. L'estremo ospite russo rimedia in extremis ad un pericoloso retropassaggio sulla corrente Margarita, quest'ultimo preferito al centro dell'attacco a Gragnoli e al nuovo arrivato Ragazzu. La risposta degli abruzzesi in completo bianco arriva al quarto d'ora. Conclusione troppo centrale di Felici, messo in azione dal binario di destra da Tafili. Facile per Campanico. Le due squadre sono disposte dai rispettivi tecnici molto corte. Alla Vastese vice capolista il ruolo di chi ha il dovere di fare la partita. L'Olimpia ad azzannare le caviglie avversarie e ripartire di rimessa. Attorno alla mezz'ora i Granata si fanno preferire con un calcio piazzato di Margarita. Il portiere russo è attento sulla perfida traiettoria. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo la partita non regalerà più emozioni. La ripresa a prender via con gli stessi protagonisti iniziali. Del Grosso, che deve fare a meno di un giocatore del talento di Ricamato, rimane con una squadra abbottonata, forse un po' timida dinanzi ad una Vastese che si fa rispettare con gli ex Campanella in difesa e Manzo in mediana, pur priva del bomber Prisco. Cosenza svetta di testa sull'arcobaleno di Fiore al dodicesimo, ma la posizione dell'esterno di centrocampo è al di là dei difensori di casa. Tre giri di lancette e Galizia prende il posto in avanti dell'evanescente Romano. Gli spazi al centro sono intasati, l'Agnone si fa vedere con lanci lunghi a scavalcare la mediana biancorossa. Le occasioni sono centellinate, Di Lollo prova a sfruttare un calcio piazzato. Russo si inarca e regala alla platea solo un corner. Prova a far male Galizia, interessante discesa a palla al piede nella retroguardia di casa. Felici non trova il pertugio della porta di Campanico. Guida risponde chiamando alla parata a terra Russo al minuto 24. Si resta sul risultato ad occhiali. Alla mezz'ora Del Grosso si gioca la carta Ragazzu per l'ottimo capitano Litterio e Navarro per Guida. Pochi minuti dopo Gentile innesca sulla corsa Margarita all'interno dei 16 metri. Il sinistro non è incrociato sul palo più lontano e finisce fuori misura. I locali a tempo abbondantemente scaduto hanno un altro sussulto con D'Ambrosio. Russo abbassa la saracinesca e tappa la falla sul centrocampista, intanto finito in fuorigioco. È l'ultimo acuto di una partita molto sentita sul campo e sulle gradinate. Un pareggio che mantiene inalterate le possibilità di giocarsi per entrambe il campionato anche nella seconda parte della stagione.